come quando uscì dal corpo della madre mia. Ma sì, confesso. Avendo in uso di digiunare 3 giorni a settimana a pane e acqua, trovavo gustoso il pane e desiderabile l'acqua, neppure fossero manicaretti prelibati, che avendo avuto dal padre mio molti beni, solo la metà di essi distribuì tra i poveri. Sì, ma l'altra metà tenni per me, roso dal demone dell'avarizia, appunto. Fu una volta, e ancora me ne rimorre. Una volta che, alla vista di una brigata di giovani scioperati che bestemmiavano Dio e i suoi ministri, frati compresi, fui colto da tale furore che mi rivolsi a loro con male disdicevoli parole. E solo dopo 4 mesi mi decisi di restituirla. Non ebbi per la Santa Domenica la reverenza che io dovevo. Grande fu il mio peccato. Un santo! Insomma, lei venne letteralmente nella macchina della mia mamma, ma con dei versi, che non vi potete neanche immaginare. E sul più bello, uno schizzo sul parabrezza di ragazzi mi fece un lago addosso. Un giorno si andò in un sexy shop e chi l'aveva mai visto tutti le falle. E sul più bello, non si stacca la maniglia, si fa un busto per terra, ci sente fino a di là. Quando sono usciti tutti ignuti, una figura di merda, ma una figura di merda, sì, io non l'avevo mai fatta, mai! Almeno nel mio caso, le donne... No, Mario, un niente ha detto. E che non hai detto un cazzo! Perché quando avevo 5 anni mi portava in scooter a fare quello che lui chiamava controllo fauna locale. Mi costringeva a commentare le sue indagini. Ma dai, culo, c'è quella! Ma dai, c'è quella là! Madonna, è figa, è quella lì! Ragazzi, mi vergogno a dirlo, ma il mio babbo gli è questo!